In un weekend che sulla carta era a favore di Ferrari, Red Bull è riuscita a essere superiore e a portare a casa più punti. Verstappen si è conquistato una grandissima vittoria sia della gara normale che della sprint race. Perez ha fatto un egregio lavoro da scudiero e abbiamo visto un Norris in terza posizione, quindi neanche una Ferrari a podio. Sainz è stato sfortunato in partenza, centrato da Ricciardo, forse un pochino ottimista nel passare all'esterno di curva 1 che poi diventa interno. Al primo giro magari non lo fa in condizioni intermedie, però ci ha provato. Ovviamente la colpa non è sua, è di Ricciardo, però magari poteva tentarlo dopo quel sorpasso. Grave invece l'errore di Leclerc, che ha commesso alla variante alta nel tentativo di andare a prendere Perez. Ha perso il bilanciamento da monoposto, poi è andato a muro, ha dovuto tornare ai box, cambiare l'ala. Comunque dopo ci ha messo una pezza, è arrivato in sesta posizione al posto che terzo, e Ferrari porta a casa questo weekend solamente 20 punti. Ora Leclerc si trova a 27 punti di vantaggio su Verstappen e Ferrari è solamente a 11 punti di vantaggio su Red Bull. Secondo me Ferrari non è riuscito a trovare un buon ritmo a Imola, anche perché non è riuscito a trovare un buon setup. Ricordiamo che il parco chiuso è entrato in vigore al termine dei 60 minuti dell'FP1. Fatemi sapere nei commenti qual è il momento che vi è piaciuto di più e di meno di questo Gran Premio a Imola. Come sempre vi ricordo di lasciare un like e iscrivervi per non perdervi nessun video.